Bentrovati ad una nuova edizione dello speciale TGT dedicata all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Durante l'ultima seduta dell'organo legislativo regionale tenutasi in settimana, varata la manovra finanziaria necessaria anche a far fronte al disavanzo in sanità. Il Consiglio della Toscana ha approvato a maggioranza l'integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2022, la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e gli interventi normativi collegati. Il provvedimento, accolti gli emendamenti presentati in aula dal Presidente Giani, è passato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e il voto contrario dei gruppi di opposizione. La manovra finanziaria, necessaria anche a far fronte al disavanzo in sanità dovuto all'emergenza pandemica, è stata illustrata dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento, ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la Regione Toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. Vengono infatti liberate risorse che vengono destinate proprio al recupero del disavanzo per oltre 38 milioni di euro. A queste si devono aggiungere le risorse disponibili sul fondo di riserva che vengono implementate di quasi 20 milioni di euro e questo dovrebbe darci la prospettiva, anche se margini di incertezza ci sono ancora, di far sì che la Regione Toscana possa rientrare del famoso disavanzo di cui si è a lungo parlato dovuto appunto agli effetti della pandemia. È una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati 5 mesi anche di trattativa politica. La nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse, tenere i conti in equilibrio, ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Questo è stato un motivo del nostro agire, anche per quanto riguarda il bollo dell'auto. C'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo ad aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEF, un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto e che abbiamo sostenuto per effetto di una battaglia politica che oggi trova, diciamo, il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. In avvio di dibattito sulla manovra di bilancio, il consigliere della Lega, Marco Casucci, ha criticato l'assenza di un'analisi d'insieme da parte di IRPET a corredo del documento economico di finanza regionale. In Regione Toscana continua, ecco, un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento economia e finanza che manca della nota di aggiornamento come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore, mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Ha stigmatizzato l'assenza di confronto con l'Aula il consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi. Questa amministrazione procede ormai dall'inizio della consiliatura senza il piano regionale di sviluppo e con un DEF, cioè il documento di finanza regionale, poco aggiornato e poco concertato con il territorio. Per questo motivo anche il Consiglio delle Autonomie Locali, che deve esprimere parere obbligatorio sulla manovra di bilancio, alla fine ha deciso di non esprimere alcun parere. Si tratta di una situazione grave perché naturalmente la concertazione e soprattutto stabilire criteri certi per la realizzazione delle opere sul territorio è un elemento imprescindibile per garantire da una parte sicurezza laddove ovviamente i soldi devono andare soprattutto a coprire situazioni straordinarie e dall'altra parte parità di trattamento per tutti i cittadini e per tutte le amministrazioni. La vicenda del Maggio Musicale fiorentino con le indagini della Corte dei Conti che riguardano le spese del sovrintendente Pereira hanno aperto un dibattito anche nel Consiglio regionale della Toscana che finanzia la fondazione che fa capo proprio al Maggio Musicale, è un ente lirico sinfonico importante per non solo la Toscana.
Prima della votazione finale della seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sono stati messi al voto 13 ordini del giorno di Lega, Fratelli d'Italia, Gruppo Misto Toscana Domani e 3 proposte di risoluzione della Lega collegate agli atti economico-finanziari. Solo 2 quelli approvati con il voto unanime dell'Aula. L'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia in merito al sostegno regionale alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e un ordine del giorno della Lega, firma Luciana Bartolini, in merito al taglio delle classi nelle scuole toscane. Sul Maggio Fiorentino l'atto di indirizzo di Fratelli d'Italia viene approvato nel testo sostitutivo che accoglie gli emendamenti proposti dalle consigliere del Partito Democratico Elena Rosignoli e Anna Paris. Impegna il Presidente e la Giunta regionale a fare una verifica puntuale delle spese effettuate con i contributi regionali fino ad ora impegnati a favore della Fondazione e inoltre a non stanziare ulteriori contributi fino a che non sia fatta chiarezza sull'opportunità e congruità delle spese effettuate dal sovrintendente. Al centro della discussione le spese sostenute dal sovrintendente Pereira da giorni all'attenzione delle cronache che l'ordine del giorno valuta come anomale. Negli ultimi 2 giorni è successa una cosa estremamente singolare che pone la questione Pereira un po' a cavallo tra una questione amministrativa e una questione politica. Noi abbiamo visto il sindaco di Firenze parlare di difesa a spada tratta del sovrintendente accusando l'opposizione, cioè noi, di aver fatto un attacco politico alla città. Io non so il sindaco Nardella che idea abbia, che concetto abbia di città, l'opposizione è parte integrante del tessuto di questa città, noi siamo fiorentini, viviamo in questa città e rivendichiamo il diritto di attaccare chiunque abbia un comportamento secondo noi non consono, non la città di Firenze, che ha un comportamento non consono. Di contro il governatore Giani oggi ha parlato in maniera responsabile, dicevo, in maniera seria, ha detto di aver apprezzato l'atteggiamento di Pereira fino ad oggi nel procurare nuovi sponsor, nel gestire il Teatro del Maggio, ma al tempo stesso ha parlato di spese apparentemente inopportune e ha votato, perché anche lui è un consigliere regionale, ha votato l'ordine del giorno dei Fratelli d'Italia. Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani. È un campanello d'allarme quello che è venuto fuori nella prima verifica di quello che erano le spese di rappresentanza usate dal sovrintendente Pereira, però dobbiamo dargli anche l'opportunità di chiarirle, cosa che lui farà davanti a coloro che hanno aperto dei procedimenti, mi riferisco ad esempio alla Corte dei Conti, mi riferisco al Comune di Firenze che lo ha già audito nella Commissione Cultura. Sono convinto che un'istituzione così prestigiosa deve essere agli occhi della cronaca per la buona musica e i risultati che ottiene, e finora è stato così, quindi diamo anche un'indicazione di sobrietà nell'uso delle spese di rappresentanza al sovrintendente Pereira, ma diciamo anche che da un punto di vista della sostanza per cui lui è stato chiamato a svolgere il sovrintendente, finora ha dato un buon profilo, una bella immagine al Maggio. Servizi pubblici ma anche sviluppo economico al centro di un provvedimento varato dal Consiglio che va in direzione di un aiuto alle aree insulari della nostra regione. Lo sviluppo socio-economico delle aree insulari della Toscana, in particolare dell'arcipelago e quindi Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Giannutri e Gorgona, dovrà essere garantito anche prevedendo una consulta delle isole minori dedicata ai temi dell'insularità, della continuità territoriale e dell'integrazione dei servizi socio-sanitario, trasporti, scuola. Inoltre ai 33.000 abitanti dovranno essere assicurati interventi mirati sui servizi pubblici. È quanto chiede la proposta di risoluzione d'iniziativa della Commissione per la valorizzazione delle aree interne, guidata da Marco Nicolai e approvata dal Consiglio regionale con 27 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. L'atto, presentato in aula dal Presidente Nicolai, si muove e raccoglie le audizioni fatte dalla Commissione con i rappresentanti istituzionali delle realtà insulari che hanno chiesto interventi su una serie di criticità. Abbiamo voluto approfondire a confronto con i comuni e con i sindaci il tema delle isole dell'arcipelago toscano, che sono un patrimonio straordinario per la nostra regione e dove ovviamente i 33.000 toscani che lì risiedono, però ovviamente pongono una serie di temi che vanno al di là dell'afflusso della stagionalità turistica. Il governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale aree interne e questa è sicuramente una buona notizia, perché permetterà di aumentare gli investimenti sulla sanità. In particolare c'è il tema dell'emergenza-urgenza, ma noi abbiamo posto anche il fatto che
una misura che il governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole, così come per gli insegnanti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti. La Regione Toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto su mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale. Chiaramente è fondamentale, visto che scadranno poi le convenzioni, lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. L'altro tema che ci hanno posto i comuni e che abbiamo accolto è anche quello di avere un luogo permanente in cui questi territori si confrontano anche assieme ai comuni portuali su tutti i problemi e le questioni delle isole minori. PNRR, fondi strutturali, il fatto che le isole siano all'interno delle aree interne darà la possibilità, anche in virtù del lavoro che abbiamo fatto in Regione, di riservare una quantità maggiore di risorse per le imprese e per i comuni ubicati in questi territori. Noi pensiamo che oltre alla stagionalità, oltre al turismo, questi territori debbano essere presidiati e abbiano molto da dare oltre a questo settore, e in questo modo li vogliamo vivere. La nostra risoluzione dà un contributo e dà indirizzi alla Giunta precisi in questa direzione per i prossimi anni. Ha sottolineato la ricchezza del patrimonio dell'arcipelago toscano il consigliere dei Fratelli d'Italia, Diego Petrucci. Una proposta di risoluzione rispetto alla quale noi pensiamo che manchino due passaggi fondamentali. Premesso che l'arcipelago toscano è, a nostro giudizio, l'arcipelago più bello del Mediterraneo, ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria. Quindi noi riteniamo che la Regione Toscana, il Consiglio regionale, se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago, il Parco Toscano non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago toscano e dell'amministrazione carceraria, che di fatto per una cinquantina di detenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona. Ha espresso voto favorevole all'atto, ribadendo le caratteristiche particolari delle aree insulari, la consigliera della Lega, Luciana Bartolini. Noi come Lega siamo abbastanza soddisfatti, perché sono stati nella impegnativa sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto, perché le isole sono aree interne, sono diverse dalle aree interne, hanno problematiche diverse ovviamente, perché, e fra l'altro le nostre isole sono anche molto boscate e poco agricole, e hanno il problema del flusso turistico in un certo periodo, che è il periodo estivo. I problemi sono ovviamente di sanità, di scuola, di infrastrutture, di acqua, di rifiuti, tantissimi. Quindi si cerca di arrivare ad avere una qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti, ma anche per i medici, che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole, perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono. E poi una mobilità ovviamente che riguarda sia le navi che gli aerei, e infine il discorso ambientale, che forse è il più importante di tutti, perché c'è un'erosione costiera abbastanza importante, c'è il discorso dei rifiuti, c'è il discorso dell'approvvigionamento dell'acqua, e poi in generale anche, devo dire, il discorso degli ungulati. Quindi i problemi sono tantissimi. Noi come Commissione abbiamo dato delle linee guida alla Giunta, e speriamo anche con questa introduzione nelle aree interne, con il discorso "io resto al sud" che è stato fatto per le isole minori anche della Toscana, si possa veramente arrivare a cose concrete. Ed è tutto anche per questa edizione dello speciale TGT. L'informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.